Fantastic, absolutely beautiful. The people are wonderful, the food is wonderful. I can't say anymore, we just love it here, we absolutely love it. Diciamo che questo è l'entusiasmo di chi scopre un luogo con i suoi aspetti originali, ma in generale anche la stagione 2024 in una città come Chiavari può segnare un provvisorio segno più. La sera sul lungomare che ospita decine di tavoli, eredità della pandemia di certo apprezzata, ci sono quei turisti italiani che scelgono la Riviera da sempre. 50 anni, ho la casa da 50 anni e ci vengo da 50 anni, quindi mi piace, si sta bene. Abbiamo una casa a Chiavari. Quindi passate l'estate a Chiavari? Sì. Uguale, forse un po' meno gente. Il mare è sempre pulito, non ho notato cambiamento, però anch'io ho notato che c'è forse meno gente in questa settimana. Ogni anno vedo un miglioramento, soprattutto qua sul lungomare. Spiagge molto piene, i bagni un po' meno, secondo me 30% di ombrelloni vuoti. Però si sta bene. Di qua il mare è pulito, quindi si sta bene, è tranquillo. La percezione diffusa è che il numero assoluto delle persone in vacanza sia leggermente in calo rispetto agli anni passati, ma che ci siano meno italiani in termini relativi rispetto agli stranieri, specie europei, che scelgono di trascorrere qui le vacanze. Molti francesi, molti spagnoli, comunque adesso non sto a dire, ma facendo un piccolo paragone rispetto all'anno scorso, c'è stato un piccolo calo, l'abbiamo notato. Rispetto agli altri anni ovviamente meno, è normale amministrazione. Però non ci lamentiamo, che io vedo sempre il lato positivo delle cose. A serata più o meno calcoli dai 70-80 persone per sera, e poi weekend sono 120, ecco, per sera. Facciamo molto bene a livello di drink, a cena ogni tanto si riempie, ogni tanto no, però la costante comunque che sia abbastanza positiva come entrate, come tutto. Tanti spagnoli e sudamericani, argentini, che appunto di solito non è un turismo nostro, è nostro un turismo più svizzero, tedesco, americano, no? Invece quest'anno appunto anche tanti spagnoli. Meno turisti dell'anno scorso e dell'anno prima, più stranieri. Secondo me gli italiani quest'anno sono scappati all'estero. Il sole tramonta su un'altra giornata di agosto e la stagione inizia ad accorciare il suo ritmo. E forse è presto per tirare le somme, ma c'è già chi fa piani di medio periodo e chi immagina invece altre vacanze e promette di consigliare agli amici di scegliere a loro volta questo angolo di Liguria. We'll come back next year 100% and recommend to all our friends. Mi voglio riferire a Giulio Velasco, che dobbiamo sempre vedere il bicchiere sempre mezzo pieno e non vuoto, sempre non guardare quello che ci manca, ma quello che abbiamo fatto e quello che possiamo fare per ospitare sempre più persone.